Book Pride, la presenza di tante esperienze indipendenti, di editoria indipendente, con linee editoriali anche molto diverse, però unite da questa voglia di sfidare l'oligopolio della distribuzione dei contenuti e della cultura italiana. Sì, è questa la novità di questa esperienza, cioè il provare di costruire una vera e propria coalizione culturale tra esperienze a volte piccole, a volte magari anche meno piccole, ma tutte indipendenti, che provano a reagire a un mercato che è assolutamente omologato perché in mano a pochi gruppi che gestiscono tutta la filiera, e questo ovviamente ha un effetto anche sui contenuti. Associazione Odei nasce per questo, diciamo, in una situazione di questo tipo è veramente difficile stare nel mercato, e allora esperienze di mutuo soccorso tra piccole case editrici si dimostrano fondamentali. Noi con l'Associazione Odei siamo riusciti anche a strappare contratti migliori per quanto riguarda il magazzino, il Corriere. Sta andando bene, c'è molto afflusso di persone. Qua ovviamente si fermano tutti i genitori con i bambini. Sì, perché voi fate libri per bambini. Sì, sono 4 editori per bambini, Baba Libri, Edizioni Corsare, Lapis e Gallucci. Per cui ci sono libri da un anno, da pochi mesi, fino ai 13-14 anni. Sono stata anche stamattina all'incontro che c'è stato sulla legge Levi. E devo dire che è importante che gli editori indipendenti e librerie indipendenti inizino a parlarsi per vedere anche eventuali strategie, insomma, di sopravvivenza. Noi veniamo da Roma, siamo una casa editrice romana, abbiamo a Roma la fiera della piccola e media editoria, quindi avevo già una pietra di paragone. Invece sono molto piacevolmente sorpresa, anche se devo dire Milano è sempre un centro di grandi lettori, molto del nostro venduto è proprio su Milano e sulla Lombardia. Oltre all'aspetto commerciale di distribuzione c'è anche un aspetto politico nel Book Pride, no? L'idea di un incontro tra gli editori indipendenti. Su questo, secondo lei, questa esperienza qui può far fare alcuni passi avanti? Io penso di sì, sono sempre importanti le occasioni di incontro, anche perché c'è bisogno di trovare tutti insieme delle formule per migliorare la condizione dell'editoria italiana, soprattutto di quella indipendente. Noi crediamo che sia molto importante divulgare in questo momento qua la cultura, portare un messaggio comunicativo a livello di storia, a livello di attualità, per quello che sta accadendo anche a livello mondiale. Cercare di fare una controinformazione, cercare di dare la possibilità ai giovani soprattutto di potersi creare praticamente un bagaglio culturale e informarsi su quello che è stato il nostro passato, che è importante per poter andare avanti. C'è una domanda per questi libri su questa? Assolutamente sì, diciamo che noi abbiamo un pubblico a livello nazionale ma anche internazionale che è interessato dell'attualità, di quello che è la geopolitica, di quello che sono i conflitti che si stanno ponendo in essere in quasi tutte le regioni del pianeta, e anche a livello storico di sapere quali sono state le ragioni nolenti o volenti che hanno portato per esempio alla caduta al crollo dell'Unione Sovietica. Noi abbiamo una collana di narrativa pop, se vogliamo chiamarla così, anche se è un po' riduttivo come termine, che è questa qua, che sono i virus, questa colorata, diciamo tutta colorata così. Abbiamo una collana di ricerca linguistica che è Liquid, dove pubblichiamo poesia ma soprattutto scrittura, soprattutto prosa. Abbiamo Mariano Baino, Vincenzo Gambardella, insomma anche nomi di autori che hanno già pubblicato con altri editori, diciamo, più grandi, più accorsati di noi. Abbiamo una collana che è Extras, dove pubblichiamo un po' narrativa di viaggio, insomma qualcosa che va anche un po' al di fuori, se vuoi, saggistica, insomma, che va anche un po' al di fuori di quella che è la prosa, la narrativa semplice. E poi cerchiamo sempre di essere originali, questo sicuramente è l'unica arma che tu hai, è quella di pensare in maniera un po' obliqua. Se tu cerchi di combattere, tra virgolette, chiamiamolo nemico, se cerchi di combattere il tuo nemico con le sue stesse armi, non avendole, puoi soltanto perdere, per cui devi inventarti qualcosa che lui non ha fondamentalmente, e per la speranza di sconfiggerlo, diciamo, comunque di sopravvivere, è quella. E-O vuol dire est-ovest, abbiamo cominciato a tradurre dall'est Europa per portarlo all'ovest in occidente, era una letteratura sconosciuta e noi l'abbiamo importata in Italia.
E poi questa cosa col tempo si è evoluta, l'abbiamo fatto con le letterature africane, l'abbiamo fatto con le letterature americane, siamo stati i primi a tradurre per esempio Thomas Pynchon in Italia, nessuno mai ci aveva pensato. E quindi insomma la nostra è una storia importante, fatta di scambi, fatta di ricerca del nuovo soprattutto, ed è una cosa che non ci stanchiamo mai di fare. E occasioni come questa sono valide perché comunque ci permettono di presentare delle letterature, delle storie che sono davvero nuove a delle persone che potrebbero trovarle interessanti, che potrebbero essere colpiti da queste storie. 70 anni del calendario del popolo che nacque il 27 marzo del 45 a Roma, quando l'Italia del Nord era ancora sotto il giogo nazifascista. Come sapete, molte riviste hanno dovuto chiudere proprio negli ultimi 24 mesi, stiamo andando avanti con una formula in parte monografica, cioè metà della rivista è dedicata sempre a un tema specifico e l'altra metà invece ospita argomenti vari, rubriche fisse tra le quali quella di Luciano Canfora. Sopravvive un'esperienza come questa anche grazie alle attività di editori indipendenti che vivono in una condizione difficile ma di grande stimolo per l'editoria in generale e anche per la produzione culturale. Sì, personalmente sono stato editore anch'io, indipendente di quelli che non hanno resistito. Sono anche stato editore dipendente, nel senso che sono stato dirigente di una casa editrice, ma in tempi, negli anni 80, in cui onestamente era più difficile per certi aspetti, però che oggi fare l'editore, indipendente o no, è veramente complicato. Ci sono il famoso multichannel, pone delle sfide che sono veramente impegnative, quindi chi resiste e ha anche diciamo l'entusiasmo per andare avanti merita non solo il plauso ma di essere sostenuto, se non altro leggendo, ecco, che è già la prima cosa da fare. Un'esperienza particolare presente qui al Book Pride, una casa editrice che nasce dagli autori, direttamente dagli autori, e da Napoli fino a Milano per questa esperienza Book Pride. Sì, in realtà è una casa editrice che nasce da questa esperienza di compagnia di scrittura, nata 13 anni fa, che recentemente, negli ultimi, diciamo da 3 anni, si è poi trasformata in vera e propria casa editrice. Quindi l'esigenza degli autori di diventare direttamente editori di se stessi? Certo, in realtà non solo noi, non siamo solo editori di noi stessi, l'idea è di ampliare anzi il discorso, appunto, infatti facciamo anche dei laboratori di scrittura, facciamo tanto scouting, prestiamo tanta attenzione agli esordienti, ma al tempo stesso abbiamo dei forti legami con gli scrittori più importanti di Napoli. Noi siamo partiti da saggistica di fumetto, saggistica, interviste, e stiamo invece sviluppando l'artbook e soprattutto anche dei libri a fumetti o graphic novels, come vogliamo dire, che possono interessare un pubblico che non è così esperto di fumetto, che non è così specifico, ma che è interessato a una bella storia e anche però alla forma grafica di una storia, che è importante. Non so quanto veramente in tutte le librerie ci si possa trovare, so che ci sono difficoltà ed è per questo che anche oltre alla fiera in quanto incontro col pubblico, anche noi editori ci teniamo in contatto, cerchiamo di dialogare e di vedere che cosa si può fare unendosi. Sembra molto cooperativo il mondo degli editori indipendenti, più che competitivo, dato che comunque siete concorrenti. Sì, però in questo caso, ecco, l'indipendenza ci ha fatto cooperare, no? Cooperare vuol dire anche unire le forze per poter lanciare un messaggio. E qual è il messaggio? Il messaggio è quello della libertà di espressione, della libertà di pubblicare, della libertà di poter essere in libreria con i propri titoli. Questo fatto di, sottolineiamo questo fatto dell'indipendenza. Al Book Pride si incontrano librai, editori, anche scrittori che trovano qui un pubblico e trovano qui un ambiente dove poter diffondere i propri prodotti culturali. Sì, ho avuto la possibilità di fare una presentazione, trovo che sia una fiera organizzata molto bene, mi piace il layout e ho visto tanta gente, quindi è stata sicuramente una giornata positiva. Per chi scrive è importante avere un rapporto con l'editoria indipendente? Sì, l'editore indipendente dà possibilità anche a chi appunto non avrebbe possibilità di essere pubblicato, quindi sicuramente gli editori indipendenti hanno un ruolo fondamentale per aiutare gli scrittori sconosciuti.
Al Book Pride tante esperienze diverse, anche un'esperienza molto militante di editoria di contenuto controcorrente, diciamo. Ma a noi ci piace pensare di essere una casa editrice popolare, sicuramente votata ai temi della storia del movimento operaio e delle lotte di liberazione, però sono temi che hanno riguardato in maniera importante la vita di questo paese e anche la memoria profonda. Un'occasione come questa è anche, ti dà anche la misura di un ragionamento che effettivamente tiene. Cioè ci siamo messi il Novecento alle spalle un po' troppo velocemente e invece, siccome tanti problemi che il Novecento aveva sollevato non sono stati risolti, allora anche le soluzioni forse stavano lì, proprio in quel secolo che abbiamo abbandonato, insomma.